Buon pomeriggio qui dal Pallaricopiano di Pescara, derby, gran derby tra la formazione della Color Max Pescara in questa decima giornata del campionato di Serie A maschile stagione 2020-21 contro naturalmente la capolista solitaria l'Acqua e Sapone Unigross, 21 punti in 7 gare. Che è ancora sotto pressione, Murilo Ferreira e il gol arriva puntuale di Ghi. Gol di Ghi dopo 3 minuti e 10 secondi, l'Acqua e Sapone Cross passa in vantaggio 1-0, gol di Ghi sull'angolo battuto da Murillo e quindi 1-0. Attenzione a questo attacco di Eric da Silva, palla che si ritrova tra i piedi e poi sfiora il pareggio. Luca Ian, ma c'è anche Misael, l'appoggio, gran botta in rete, 2-0, l'ex di turno sigla in gol, non esulta come si fa in questi casi. Gol di assoluta precisione, 2-0 per l'Acqua e Sapone Unigross. Al gol di Ghi è seguito il raddoppio di Misael, imprendibile per Mazzocchetti nell'angolino basso. Non era un tiro molto violento per, di solito per le sue forze, ma assolutamente pericoloso. E intanto arriva anche 3-0 perché portiere di movimento, ancora Misael, doppietta per lui nel giro di pochi secondi. Vedete come si è capovolta completamente la partita, più che capovolta è cambiata nel risultato. Murillo Ferreira, scambio corto, perde il pallone e poi la rete 3-1, a segnare in gol Andrea Ferreira. Pasticcia un po' la Sapone Unigross che si è un po' deconcentrata, non l'abbiamo vista brillante come nella prima frazione, contro i 23 adesso subiti dopo la rete di Andrea Ferreira. Attenzione a Ghi, scavalca Mazzocchetti, la porta è vuota e la sfera termina in rete con l'ultimo tocco di Murillo Ferreira. Dopo il tentativo da parte di Ghi, Murillo Ferreira segna il gol del 4-1, quindi torna in vantaggio l'Acqua e Sapone Unigross con un più 3. La posizione dei compagni, dei suoi giocatori. Attenzione a questa azione bellissima con un palo sfiorato, lambito da Calderolli, situazione combinata molto bene con Luca Ian. Coco Smith, Andre Ferreira, Arroyo da buona posizione, il tiro viene comunque ribattuto, la parte vuota, Murillo a rete, 5-1. Murillo Ferreira è un giocatore che non perdona, niente da fare e la gara si chiude praticamente qui quando mancano 2 minuti e 5 secondi. Qui stiamo parlando dell'Acqua e Sapone Unigross che a tutti i giocatori adesso vedete arrotonda ulteriormente con Coco Wellington, 6-1 per l'Acqua e Sapone Unigross, lo stavamo appena dicendo. È chiaro che poi è facile dilagare quando nel calcio 5 la porta è vuota. Finisce qui 6-1 in favore dell'Acqua e Sapone Unigross.